Le diatomee sono un numeroso gruppo di piccolissime alghe unicellulari, invisibili a occhio nudo, tanto che in un cucchiaino possono starcene anche 25 milioni. Producono almeno un quarto dell'ossigeno che respiriamo e sono sulla Terra da molto prima di noi, da circa 170 milioni di anni. Nei fiumi e nei laghi, le diatomee vivono separate le une dalle altre o raggruppate in colonie, e le diverse specie sono sensibili ai differenti tipi di inquinamento. A seconda delle alterazioni di temperatura, ossigeno e contenuto di nutrienti, e quindi anche del tipo di impatto antropico, in un campione d'acqua sono presenti specie di diatomee di forma e dimensioni diverse. Per questo il loro monitoraggio fornisce informazioni sullo stato di salute delle nostre acque. Sul fondo dei corsi d'acqua, spesso le diatomee formano uno strato scivoloso che ricopre i ciottoli e che può essere raccolto con uno strumento che usiamo ogni giorno, lo spazzolino da denti. Le successive operazioni di laboratorio permettono poi di osservare, fotografare e misurare al microscopio ottico i loro gusci silicei dalle forme bizzarre, spesso ricoperte da fori, incisioni e rilievi che rendono questi organismi microscopici particolarmente belli.